Ciao a tutti, volevo commentare brevemente quel che è successo in Siria questo fine settimana passato, perché come sapete c'è stato il bombardamento delle forze alleate Stati Uniti, Francia e Inghilterra contro le cosiddette basi chimiche di Assad. Allora, ci sono versioni abbastanza contrastanti su cosa è successo, se leggiamo mezzi occidentali, mezzi russi o pro-siriani, diciamo. I mezzi di informazione pro-Assad dicono che sono stati lanciati 103 missili, di cui 71 sono stati intercettati e gli altri hanno colpito un centro di ricerca e qualche altro posto che adesso non mi ricordo cosa fosse, che gli occidentali ritengono fosse un serbatoio di armi chimiche, e comunque non è morto nessuno. Perché? Perché i russi erano stati avvisati di quali posti sarebbero stati colpiti e quindi hanno avvertito i siriani, hanno evacuato questi edifici. Quindi diciamo una mossa molto scenografica, ma di nessun effetto. Se guardiamo i mezzi occidentali, beh, lo sapete, insomma, sono stati distrutti i laboratori di armi chimiche, il deposito di armi chimiche, e quindi è stato un successone. Allora, subito c'è qualcosa che non mi è chiaro, ma scusate, se questo era un deposito di armi chimiche, tu lo vai a bombardare pensando alla nube chimica che si sprigionerebbe di conseguenza? Questa nube chimica non c'è stata, in questi depositi non c'era nessun armamento chimico, questo a questo punto lo hanno dimostrato da soli. Vabbè, ma a parte quello è anche un po' interessante vedere questo gioco mediatico, con gli Stati Uniti che promettono il bombardamento in anticipo, avvertono la Russia dice risponderemo e dopo alla fine non fa niente. Può essere che ci sia un qualche tipo di risposta, ma sarà di tipo, penso, diplomatico, tipo livello di sanzioni, intendo, ecco. Già tra l'altro oggi gli Stati Uniti invece faranno altre sanzioni. E cosa che voglio dire? Beh, che secondo me la Russia sta sbagliando di grosso. La Russia, ecco, immagino che questo non incontrerà i vostri favori, però la mia opinione è che la Russia avrebbe dovuto rispondere bombardando anche lei le postazioni da cui sono partiti questi attacchi, perché prima di tutto sono illegali, avrebbero potuto aspettare gli ispettori, che tra l'altro adesso sono in Siria ad indagare. Tra l'altro, scusate, ma se noi occidentali sapevamo esattamente dove erano le armi chimiche, ma perché non abbiamo mandato gli ispettori? La Siria invitava gli ispettori, perché non abbiamo detto va bene, andate gli ispettori, però controllate questi specifici luoghi qua? È chiaro che non ha senso, va bene, ma non volevo parlare di questo. Volevo dire sì, che la Russia avrebbe dovuto rispondere, perché altrimenti queste cose non finiscono mai, non finiranno mai. Già qualche settimana fa Trump diceva in Siria abbiamo finito, ci ritiriamo. Adesso già è molto diversa, dice sì, vogliamo ritirarsi, ma prima dobbiamo fare altre cose, chissà cos'altro devono fare. E questo comunque, il messaggio che passa è che gli occidentali possono fare il bello e il cattivo tempo in Siria, nonostante sia un alleato della Russia, e la Russia non reagirà. Fa la voce grossa, dice reagiremo, colpiremo le postazioni di lancio, alla fine non succede niente e quindi gli alleati continueranno e magari saranno ancora di più. Adesso sono gli Stati Uniti, Francia e Inghilterra, dopo vedendo che è conveniente, che non succede niente, ma gli altri si aggiungono per prendersi poi una fettina della torta. Ecco, purtroppo io la vedo così, e
Immagino che forse la Russia può essere che ci riceva qualcosa in cambio, perché mi sembra strano che accetti questi attacchi in accordo tra l'altro con gli Stati Uniti senza ricevere nulla in cambio. Deve esserci una qualche contropartita, ma adesso io non la vedo. Vabbè, il tempo ci dirà come stanno le cose, tra poco avremo anche, speriamo, qualche notizia dagli ispettori. Vedrete che non troveranno niente, ovviamente l'Occidente dirà che è perché Assad ha fatto sparire tutto prima, ma così. Vedremo. Buona giornata, ciao.